peggio se la Fiorentina vinceva a Genova con la Sampdoria, la trovavamo magari con un po' più di fiducia. Adesso loro hanno bisogno di vincere, giocano in casa, invece noi abbiamo bisogno di vincere, perché comunque abbiamo bisogno di punti. Però noi dobbiamo essere, siamo più tranquilli di loro, loro stanno molto più dietro di noi in classifica per quello. Ma guarda, io ti dico la verità, io il pubblico di Firenze lo conosco solo nel lato positivo, perché io da quando, i mesi che sono stato io, la squadra andava benissimo, poi in Champions abbiamo vinto 5 partite su 6 del girone. Per quello non ti so dire, sicuramente sarà un pubblico impaziente, perché dopo tutte queste sconfitte magari saranno un po' così. No, io voglio giocare titolare, è normale, mi alleno per giocare titolare. Poi il mister fa le scelte, poi all'interno di un gruppo bisogna comportarsi sempre bene, perché comunque se uno va in panchina c'è un compagno che gioca. Poi bisogna vedere chi sta meglio. Secondo me chi sta meglio. E poi sì, sono arrabbiato, perché comunque a Genova potevo fare meglio, e poi mi ricordo l'episodio del rigore, che stavo andando solo col portiere un'altra volta e volevo fare gol e mi ha fatto il rigore. Sì, sicuramente per come abbiamo giocato ci manca qualche punto, secondo me. Poi penso che siamo in linea. Non vedo il perché. Poi se vincevamo con la Lazio andavamo 11 punti e penso che... Non mi avrei fatto questa domanda. Sì, però così tanti pochi punti non penso che ci sia tutta questa polemica. Comunque si sente un po' di polemica in giro, no? Anche voi la sentite, vivete a Bari, sentite un po' di polemica. Secondo me la polemica non c'è nessun caso, non c'è niente, però... Se poi dobbiamo trovare i punti negativi, sempre trovi qualcosa, invece se vai a cercare i punti positivi ci sono, e ci sono e come.